Siamo nell'ufficio del direttore dell'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, che ha da poco festeggiato un importante anniversario. Questo anniversario è servito, questa celebrazione, direttore Vian, per quale motivo, con quale scopo lo avete celebrato? Soprattutto con uno scopo di memoria per il futuro, cioè abbiamo guardato alla nostra storia, è stata un'occasione privilegiata perché non molti giornali possono festeggiare un secolo e mezzo di vita. E questa occasione è servita per guardare al futuro. È stata un'occasione che ha dato luogo a diverse iniziative, più che celebrative, proprio costruttive, direi. Le sue scelte editoriali del nuovo volto dell'Osservatore Romano sono scelte sue o scelte condivise con altre gerarchie della Santa Sede? L'Osservatore Romano è l'unico giornale vaticano, quindi è l'espressione giornalistica della Santa Sede da oltre un secolo e mezzo. Ha la sua autonomia, anche in questo senso è significativo il fatto che tutti i direttori, siano stati laici, io sono laici senza altri aggettivi, quindi provenienti dal giornalismo, ma impegnati in prima persona, impegnati in prima persona con la loro professionalità, quindi mettendo in gioco un'autonomia che proprio l'editore, come si può Sì. definire, cioè il Papa attraverso la Segreteria di Stato vuole, ha sempre voluto, perché è chiaro che il giornale ha la sua responsabilità, c'è un direttore responsabile per l'appunto, ma si può desumere, questo lo sottolineava già Montini 50 anni fa, che il punto di vista adottato dal giornale non sia lontano da quello della Santa Sede. Lei viaggia molto, non solo con il Santo Padre nei viaggi apostolici, ma soprattutto andando a incontri che vengono organizzati in diocesi, parrocchie. Ecco, che affetto sente da parte della gente verso l'Osservatore Romano, verso il quotidiano appunto del Papa in un certo senso? Sì, per la verità, io cerco di stare soprattutto al giornale, e mi muovo quando è necessario proprio per diffondere il quotidiano e le sue edizioni. Ricordo che c'è un'edizione settimanale in lingua italiana che è fatta molto bene, noi la chiamiamo tradizionalmente l'edizione dei parroci perché a loro sarebbe destinata in primo luogo, anche se purtroppo bisogna dire che l'Osservatore Romano è poco letto proprio tra il clero per mille motivi, un po' tradizionalmente per le occupazioni che hanno i preti impegnati nella pastorale, ma anche un po' per l'immagine che l'osservatore ha acquisito nel tempo, ingiustamente viene considerata una sorta di bollettino della curia, magari scritto in latino, una sorta di Pravda del Vaticano, il che non è, il che è un giornale che proprio fin dalle origini ha guardato al mondo, e questo Benedetto XVI l'ha sottolineato con grande chiarezza quando è venuto per il 150° anniversario al suo giornale. E è un giornale che cerca il confronto con tutti, quindi è tutt'altro che un bollettino ufficiale, una gazzetta ufficiale, come dicono, del Vaticano. Questa c'è, esiste, è un periodico, quello sì, scritto in latino, gli Acta Apostolicae Sedis, è una pubblicazione ufficiale. Con la sua gestione, lo sbarco e il radicamento anche sul web.
Sì, questa è stata una naturale conseguenza dei rapidissimi cambiamenti che stanno coinvolgendo tutto il mondo dell'informazione. Il giornale era già sul sito della Santa Sede, ma adesso da pochi mesi abbiamo un nuovo sito sul quale il giornale si può leggere integralmente subito senza alcun costo. Per questo abbiamo, proprio perché Papa e la Segreteria di Stato vogliono che il giornale sia diffuso, sia letto. È l'unico sito probabilmente nel mondo che pubblica notizie quotidiane in 7 lingue, sono le nostre 7 edizioni. Ma proprio per sostenere questo sforzo abbiamo predisposto la possibilità di donazioni che aiutino questo servizio che noi cerchiamo di fare al meglio delle nostre possibilità e con una razionalizzazione di strutture, una semplificazione di strutture e un risparmio di costi. Tra le novità che balzano agli occhi, l'attenzione al mondo del cinema, gli interventi numerosi del mondo femminile, ecco, cosa offrirà il futuro, l'Osservatorio Romano? Ma noi continuiamo ogni giorno a essere attenti a quello che accade, innanzitutto all'attività del Papa, dei suoi rappresentanti nel mondo, guardiamo l'attualità internazionale e poi, come lei sottolineava molto bene, al dibattito culturale, non trascurando nessuna espressione della cultura contemporanea, quindi ecco l'attenzione al cinema, ai fumetti, alla musica pop. Abbiamo tra i nostri collaboratori anche firme che non ci si aspetterebbe magari di trovare sull'Osservatore Romano. L'ultimo film di Carlo Verdone è stato presentato per noi proprio dallo stesso regista, per esempio. Ma l'attenzione è molto alta anche alle altre confessioni cristiane e alle altre religioni, oltre che al mondo laico. Mai come negli ultimi anni l'Osservatore Romano ha ospitato firme di non cattolici. E poi c'è la principale innovazione editoriale di questi ultimi anni, è questo mensile femminile, molto bello, tutto a colori, molto semplice perché sono 4 pagine ogni giorno, chiedo scusa, 4 pagine ogni mese, alle quali si è aggiunta a gennaio di quest'anno, in preparazione delle assemblee sinodali sulla famiglia, una pagina di teologia per sviluppare quella che Francesco il ruolo femminile, la teologia della donna. Insomma, il Papa ha raccomandato di studiarlo perché non è sufficientemente sviluppato. Mi sembra che l'Osservatorio Romano non abbia mai nella sua storia intervistato il Papa e forse non lo intervisterà mai, ma se potesse fare una domanda al Papa, sicuramente ne farà tante in privato, ma una domanda pubblica da pubblicare sull'Osservatorio Romano, se è mai posta, ci ha mai pensato? Ma no, per la verità, perché il Papa, lo dicevo già a Benedetto XVI con una battuta, ma è vero poi, il Papa è il principale collaboratore dell'Osservatore Romano, perché noi pubblichiamo tutti i suoi testi e poi ci facciamo eco delle diverse interviste che Papa Francesco ha concesso in questi ultimi mesi, in questo suo primo anno di pontificato. E poi è interessante che più che interviste vere e proprie, la vera grande intervista è stata quella con i giornalisti ritornando dal suo viaggio in Brasile, 1 ora e 20 di botta e risposta, dove il Papa non ha evitato nessun argomento, ma sono più che interviste, colloqui. A tu per tu, il Papa tiene molto a questo rapporto personale e anche l'intervista con Scalfari non era l'intervista al fondatore di un quotidiano importante
importante, non era l'intervista a un grande giornalista, era un colloquio con una persona che ha chiesto, ha interpellato il Papa e al quale il Papa ha voluto rispondere proprio in un colloquio, direbbe Newman, cuore a cuore, cor ad cor. Grazie direttore, buon lavoro a lei e a tutti i redattori e collaboratori dell'Osservatore Romano. Grazie, altrettanto buon lavoro.